Possiamo iniziare? Ok, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Laboratorio dal Basso, il teatro fuori dal teatro. Oggi abbiamo un ospite internazionale, un ospite particolare, che si chiama, il suo nome è Costantin Chiriac, viene dalla Romania e poi ci farà direttamente lui una presentazione, una propria presentazione. E a fianco c'è Ehrenberg, il direttore artistico di Lecce 2019, appunto Lecce è candidata a capitale europea della cultura, è un processo in atto molto importante, un percorso che stiamo facendo tutti insieme, quindi abbiamo ritenuto interessante anche invitarlo e siamo molto contenti che lui sia qui. Per quale motivo? Il tema di oggi è quello dei grandi festival internazionali, quindi come fare impresa con il teatro e il tema generale del Laboratorio dal Basso e come migliorare il networking tra le imprese teatrali, e uno ovviamente degli obiettivi può anche essere quello di poi portare i propri progetti ad una condivisione più ampia ed internazionale. Quindi in questo caso ci sembrava opportuno invitare due importanti direttori di festival internazionali. Oggi ci sarà Costantin Chiriac e domani Kasia Torz, che ci parlerà poi di un altro festival molto importante che si svolge in Polonia. Vorrei dare, questo è un laboratorio dal basso, quindi continuamente ci possono essere input, stimoli, domande da parte di tutti i partecipanti al laboratorio. E passo direttamente la parola per una breve introduzione agli esperti di quest'oggi. I get to speak first. Inizio a parlare. Well, thank you for the invitation. Grazie per avermi invitato. Do you need the microphone also for the translation? Avete bisogno del microfono anche per la traduzione? I was eating a sandwich on live streaming, that's great. Stavo mangiando un sandwich in streaming. It's a theatrical performance in itself. È una performance teatrale di per sé. Well, me as a theatre maker, I'm always happy to be back in theatres. Io sono un uomo di teatro e per questo mi fa sempre piacere tornare a teatro. And to be among theatre people, because that was 30 years of my professional life. Ed essere affiancato da persone di teatro, perché il teatro ha rappresentato 30 anni della mia vita professionale. And now I have the fortune or the opportunity to treat a whole city as a theater. E adesso ho la fortuna, l'opportunità di trattare tutta la città come se fosse un grande teatro. And to have all the citizens as actors and participants. E far sì che i cittadini siano proprio attori, parte attiva. So not much has changed except the scale. Sorry? Not much has changed except the scale. Quindi non tanto è cambiato rispetto alla mia carriera, se non la portata della cosa. And as it was in Linz 09, the cultural capital in Linz 09. Come è stato per Linz 2009? Theater played a very important role in that cultural capital. Il teatro ha giocato un ruolo importantissimo nella capitale culturale di Linz. And the participatory element of both the local professionals and the local population was also very important. E l'elemento di partecipazione della gente locale è stato un elemento veramente importante in quel processo. And it's great to have you here today because you also have experienced and survived the cultural capital. Ed è bellissimo averti qui perché anche tu hai esperienza come nella capitale culturale ed hai sopravvissuto soprattutto a questo processo. And not many have. Che non tutti ce l'hanno fatta. But you're suicidal enough to go into the jury. Ma tu hai delle tendenze suicide che ti bastano per voler partecipare alla giuria. So it'll be of course interesting to hear your point of view also from that perspective. Quindi sarà comunque interessante sentire anche il tuo punto di vista da quella prospettiva. As we are going to be facing a jury very soon. Perché noi molto presto ci troveremo a dover fronteggiare una giuria. So
But I'm sure that theater will play an important part also in this application. E sono sicuro che il teatro sarà una parte importantissima anche per questa application. And that's all we can say to our competitors who are watching the live stream. Ed è l'unica cosa che possiamo dire ai nostri competitor che ci stanno guardando in streaming. Because theater is for me always been a very special place in community life. Perché per me il teatro ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita di comunità. It is very direct. È qualcosa di estremamente diretto. It is in the moment. È qualcosa di estremamente sul momento, attuale. It is tangible and touchable. È tangibile. And it's a collective process. Ed è un processo collettivo. And the collective process is a very important aspect of Lecce 2019. E proprio questo processo collettivo è fondamentale per Lecce 2019. So what we can learn from the theater. Perciò quello che possiamo imparare dal teatro. And what we can learn from a theater that also breaks down the barriers of the institutional theater. È proprio che rompe le barriere del teatro istituzionale. Is essential for a bit like ours. E questo è essenziale per una sfida come la nostra. Because it is that moment where artists meet public. Perché ci troviamo in un momento in cui gli artisti incontrano il grande pubblico. And create a common dream. E creano un sogno comune. Or a common vision. O una visione comune. And for me, theater always works best in that moment where we create a common breath, even if it's only for one or two seconds. E per me il teatro funziona al meglio nel momento in cui si crea un respiro, un sentire comune. Because that is what live theater about. It's about breath. È qualcosa che dura pochi secondi ed è proprio questo il senso ultimo del teatro. Il teatro è proprio un respiro. And if we can transform this breath. E se possiamo trasformare questo respiro just for a second, per un secondo into a process of a cultural capital, in un processo che formi una capitale culturale, then, and to a common dream, se possiamo trasformarlo in un sogno comune, then it becomes secondary if we have a title or not. Allora poi il titolo diventa secondario. Because it means that something has transformed in the city. Perché vuol dire che qualcosa è veramente cambiato nella città. So most of what drives me in this process of cultural capital. Quindi quello che mi guida, che mi ispira in questo processo di capitale culturale. Is the collective work of creating a theatrical piece. È il lavoro collettivo, quello che ci porta a creare un lavoro teatrale collettivo. With lots of improvisation. Con un sacco di improvvisazioni. Lots of frustration. Frustrazioni. And hopefully a happy ending. E si spera una buona fine. So it'd be good to share your experiences from your cultural capital. Quindi sarebbe bello se condividessi con noi le tue esperienze di capitale culturale. And your experiences on the jury. Le tue esperienze come giurato. And your experience as a festival director. E le tue esperienze come direttore di un festival. Together with what we have been doing here in the last year and a half. Insieme a quello che stiamo facendo nell'ultimo anno e mezzo. Which was also filled with improvisations. Che è veramente pieno di improvvisazioni. Frustrations. Frustrazioni. And we'll hopefully have a happy ending. E speriamo veramente di arrivare a una buona fine, a un buon risultato. Thank you. Grazie. I'll say in Romanian because she's translating in Italian. She'll translate into English. Yeah, it'll be a long way. Well, I can do in English, but I don't know. It's yeah. Sunt Constantin Chiriac, conduc Teatrul Național din Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu. Am condus Capitala Culturală Europeană Sibiu 2007. Quindi sono Constantin Chiriac, conduco il teatro di Sibiu, ho condotto anche il festival di Sibiu. Capitala Culturale Europeana del 2007. La capitale culturale nel 2007. Sunt profesor universitar. Docente universitario. Conduc scuola de teatru, scuola de management cultural din Sibiu. Docente alla scuola del teatro din Sibiu. Și de management cultural. E di management culturale. Și sunt profesor universitar în 16 universități din lume. E il docente, il profesor universitario nel 16 università
nel mondo. Am fost 3 ani membru juriului Comisiei Europene. 3 ani membro della giuria per capitale culturale. Per le capitale europee. Și din 2015 voi fi din nou. E dal 2015 lo sarò di nuovo. Voi spune puțin despre ce înseamnă teatrul pe care îl conduc? Parlerò del teatro che lo guido, sono al conduttore. Da, în primul rând sunt actor, sunt ca și el de 30 de ani în acest domeniu. Da 30 ani attore. În același timp, teatrul pe care îl conduc este un teatru care are 2 secții, o secție română și o secție germană. Ha 2 sezioni, una romena e una tedesca, il teatro che lo sta conducendo il docente. Am în repertoriu 85 de spectacole. 85 spectacoli nel suo repertorio. Jucăm în jur de 400 de reprezentații pe an. All'incirca di 400 presentazioni all'anno. Și în ultimii 4 ani procentul de vânzare al biletelor a fost de 100%. Negli ultimi anni la vendita dei biglietti sono stati 100%, la vendita sono stati tutti venduti. Pentru toate spectacolele, pentru cele 400 de reprezentații. A tutti gli spettacoli quei 400. Și ăsta este rezultatul a ce a însemnat capitala culturală europeană. E questo il risultato a quello che ha significato la capitale culturale. Am 85 de actori în teatru. 85 attori nel teatro. La școala de teatru am 70 de studenți. E nella scuola di teatro fanno parte 75 studenti. Și la școala de management cultural același număr. E 75 sempre alla scuola di management culturale. Conduc școala doctorală de la Sibiu? La conduzione della scuola del dottorato în teatru și în management cultural. În teatru e în management culturale. Și am creat o platformă cu 19 universități din lume în acest domeniu. E a creato una piattaforma di 19 Universități din 19 università nel mondo. Sunt actor în primul rând. Al primo posto e attore. Am jucat până acum în 79 de spectacole. 79 spettacoli andati in onda. Am jucat în 39 de filme. 39 film. Din Statele Unite până în Filipine. Dalle Stati Uniti fino al Filipine. Și sunt un mare scriitor de poezie, am un doctorat în poezia ca spectacol. E scrittore di poesia, dove c'è anche un dottorato. Ca și experiență în ceea ce înseamnă crearea capitale culturale europene de la Sibiu. Come esperienza nella realizzazione della capitale teatrale di Sibiu. Motorul a fost festivalul pe care l-am construit la Sibiu. Il motore, la partenza, il festival che è stato creato a Sibiu, realizzato a Sibiu. Festivalul are 21 de ani vechime. 21 anni di anzianità, sta andando in onda da 21 anni. Am început festivalul cu 3 țări și 8 spectacole. Iniziando con 3 nazioni e 8 spettacoli. Și anul ăsta au fost 381 de spectacole. E quest'anno sono stati 381 spettacoli. Venind din 70 de țări. Provenienti da 70 nazioni. Jucând în 66 de spații de joc. Andato in onda in 76 zone, luoghi. Cu aproximativ 90.000 de spectatori pe zi. All'incirca di una novantina di mila di spettatori al giorno, 90.000 spettatori al giorno. Cifrele astea plasează Sibiul ca și festival unic
chiară înaintea Edimburgului și Avignonului. De aceea Sibiul este el primo festival prima del Edimburg. Avignon. E adevărat că în Edimburg, fiind combinația dintre oficial și fringi, au mai multe spettacole. Edimburgo ha molti di più spettacoli. Pentru că au fringi și oficial. Ci hanno fringi e ufficial. Același lucru se întâmplă și în Avignon. Același lucru. Lo stesso succede anche ad Avignon. Anul acesta, printre numele pe care le-am avut în festival, totdeauna festivalul este în iunie. Il festival sta sempre a giugno. Și printre numele pe care le-am avut. E tra i nomi che l'ha avuto, l'ha tenuto. Au fost Lev Dodin, Franz Castorf, Peter Stein, Lupa, Angelica Lidl, Wajdi Moad, Ian Clata, Iela Berta Zopardi, Batsheba, Maria Kong, Tokyo Metropolitan, Setagaya Public Theatre, Odeon from Paris, Teatro Național de Bruxelles, Teatro Stabile Mercadante with Emma Dante, Pippo Del Bono, all of them, deci toți într-o singură ediție. Tutti in unica edizione. Calitatea festivalului a făcut posibilă la capitala culturală europeană. Del festival ha fatto sì che Sibiu sia la capitale culturale del festival. Sibiu este un oraș ceva mai mare, dar nu mult mai mare decât Lecce. È un po' più grande, Sibiu è una città un po' più grande leggermente di Lecce. Este în jur de 200.000 de locuitori. 200.000 abitanti. All'incirca. Dar are o tradiție extraordinară teatrală. Però con una tradizione teatrale incredibile. Ha avut teatru de la 1543. Iniziando con 1543. Așa cum spuneam, joc în 66 de spații de joc. Come ha già detto che gioca in 66 spazi di gioco. Folosim tot situl istoric pe care l-are orașul ca spații de joc. Utilizzando tutti i siti storici della città. Cred că cea mai importantă realizare pe care a făcut-o Sibiul a fost faptul că a reușit să creeze o agendă culturală pe parcursul întregului an. Ha sviluppato un'agenda molto ricca, piena di spettacoli culturali. Pe parcursul întregului. In tutto il percorso in un anno, in percorso annuale. Nu există niciun weekend fără mari evenimente culturali. Non c'è fine settimana senza un evento molto importante. Și această agendă este scoasă la licitație în fiecare an. C'è sempre una competizione ogni anno. Și poți aplice toți operatorii culturali din România și din lume. Dove possono aderire tutti gli operatori sia romeni che stranieri. Și cred eu că ăsta este cel mai important câștig pentru că așa s-a creat o piață de spectacole. Si è creato un mercato dello spettacolo del teatro. Nu numai de teatru, tot genul de spectacole, de muzică, de dans, spectacole în aer liber. Non solo di teatro, di spettacoli, concerti, eventi. Dans, ballo. Spettacole de teatru în aer liber. Spettacoli di teatro all'aperto. De fapt,
construcția noului public pe care am reușit să o realizez. Hanno realizzato un nuovo pubblico, la realizzazione di un nuovo pubblico. S-a făcut grație în primul rând spettacolelor care au fost prezentate în spații în aer liber. Questo la presentazione di questo teatro all'aperto è stata fatta la possibilità del pubblico utilizzando i teatri all'aperto di un nuovo pubblico utilizzando il teatro all'aperto. Pentru că în orice oraș există un număr limitat de spectatori care merg în sălile de spectacol. Ci sono dei limiti dove i spettatori vanno ad aderire ai teatri chiusi. Atunci când aduci miracolul în fața spectatorilor care nu merg zi de zi la spectacole, treptat, treptat poți să aduni oamenii care n-au fost niciodată la teatru pentru această destinație. Quindi, ma da questo punto di vista puoi raccogliere, no, un pubblico che non è mai stato, non è mai andato al teatro. Sibiul este unul din cele mai bune exemple din lume, nu din România, de felul cum un oraș s-a transformat prin cultură. Sibiu è la città non solo della Romania ma nel mondo che si è trasformato tramite la cultura, viene fatta la trasformazione della città attraverso la cultura. Înainte de a avea capitală culturală europeană, în Sibiu nu exista decât un hotel de 3 stele. Prima di diventare la capitale del festival dello spettacolo, il Sibiu aveva solo un albergo di 3 stelle. Acum sunt 3 hoteluri de 5 stelle. Adesso sono 3 alberghi di 5 stelle. Sunt 9 hoteluri de 4 stelle. 9 alberghi di 4 stelle. Câteva zeci de hoteluri de 3 stele. Una decina di alberghi a 3 stelle. Și sute de pensiuni. Centinaia di pensioni di B&B. Bugetul pentru cultură în Sibiu în clipa asta. Il budget per la cultura in questo momento di Sibiu este de 12% din întregul buget. E di 12% di tutto il budget. Este cel mai mare buget pe cultură din lume. È il più grande budget nel mondo. În același timp, creșterea anuala Sibiului este de 16%. Nello stesso tempo la crescita di Sibiu è di 16% ogni anno. Ca membru al juriului pentru capitale culturale europene. Come membro della giuria europee. De obicei când mă întâlneam cu primarii din orașele care candidau pentru capitală culturală. Negli incontri con i rispettivi sindaci quando veniva organizzato uno spettacolo. Nella capitale culturale. Prima întrebare era care este bugetul vostru pentru cultură. La prima domanda che veniva fatta era di quale fosse il loro budget. Cel mai mare buget pe care l-am descoperit jurizând 3 ani de-a lungul și de-a latul Europei. È il budget più grande realizzato in 3 anni. A fost în Spania. È stato in Spagna. În Cordoba, pentru că era un oraș susținut atunci de guvern de 4%. Spagna e Cordoba di 4%. Nu a câștigat Cordoba, a câștigat, așa cum bine știți, San Sebastian. Con la vincita di San Sebastian. Și ăsta e un foarte bun exemplu. Probabil că vom putea să discutăm mai mult despre exemple concrete de capitale pe care le-am jurizat. Un ottimo esempio e da qui potete anche discutere delle altre capitali. Pentru că sunt convins că vă interesează ce înseamnă percepția juriului
rapport cu candidații pentru capitale culturale? Sicuramente vorresti sapere il rapporto da parte del giudice nei confronti del candidato. Am avuto esperienze foarte, foarte interessante. Molte esperienze interessanti. Probabil că cea mai diversă și mai nebună experiență a fost în Spania. Quella più diversa è stata in Spagna. Pentru că au fost 16 orașe în competiție. Sono state 16 città in competizione. Și a fost o foarte, foarte mare presiune politică. È una grande pressione politica. Au fost intervenții personale din partea guvernului și a câtorva orașe asupra noastră. Interventi proprio personali di alcuni membri del governo. Și din cauza asta s-a hotărât ca formatul următorului juriu să fie schimbat. E per questo è stata presa la decisione che il formato della giuria poi è stato cambiato, la scelta della giuria. Încă formatul este 7 membri internațional și 6 din țara respectivă. Continua con 7 membri della giuria stranieri da fuori e 6 naționali. Începând de anul viitor vor fi 10 internaționali și 1 din țara respectivă. Dall'anno prossimo saranno 10 internaționali e 1 della nazione. Atunci în Spania s-au creat și două conflicte de interese care de fapt au stârnit această schimbare. In Spagna si sono creati due conflitti in seguito a questo. Provenind din juriu național. Provenind dalla giuria nazionale. În orice caz au fost două exemple absolut extraordinare, vorbesc de Cordoba și de San Sebastian. Due esempi straordinari tra Cordoba e San Sebastian. Cordoba care avea un buget de 4 miliarde. Un budget Cordoba che aveva un budget di 4 miliardi? 4 miliardi. Și San Sebastian care venea dintr-o zonă total pusă în umbră. E San Sebastiano che veniva proprio da una zona messa in ombra. Dar care a venit cu un proiect multicultural absolut excepțional. Però con un proiecto multiculturale eccezionale. Cei din Cordoba au presat, au un patrimoniu cultural absolut extraordinar. Cordoba hanno un patrimonio culturale eccezionale. Dar cu o echipă foarte bătrână. Però con una squadra anziana. Formata din oameni foarte grei din domeniul politicului. Formata da gente pesante dal punto di vista della politica. Dar care nu vorbeau nicio limbă străină. Però non parlavano nessuna lingua straniera. Și atunci au pierdut jumătate de timp cu traducere. E hanno perso metà del tempo con la traduzione. În același timp au venit atât de siguri pe ei. Sono venuti certi, sicuri. Pentru că aveau în spate un buget de investiții în infrastructură, dar și în infrastructură culturală. Avendo alle spalle un budget molto forte sia nella cultura sia interculturale. Nu numai interculturale, de asemenea. Anche fuori dalla cultura. Pentru oraș, extra. Da. Extra. Pe când cei din San Sebastian au venit cu un program extraordinar de bine articulat de artiști. San Sebastiano si è presentato proprio con un gruppo ben consolidato di artisti. Foarte divers și care aducea toată bogăția regiunii. Diverso, vasto, però portava tutta la ricchezza della regione. La prima giurizare au ieșit de departe pe primul loc. Nella prima parte della giuria sono stati lontani dai primi posti della giuria.
Și grazie a acestui eveniment s-a vorbit foarte puțin în Europa de acest lucru. E, a causa di questo evento si è parlato molto poco. ETA a hotărât că nu vor mai face niciodată atentate. ETA ha garantito che non farà più attentati. A fost pentru prima dată în istorie când cultura a schimbat un conflict politic. La prima volta nella storia che la cultura cambia un evento storico. S-a vorbit foarte puțin de acest lucru. E si è parlato abbastanza poco, cioè molto poco. Ei bine, grazie a acestei decizii, ETA a ieșit din afara legii, pentru că erau considerați în afara legii. ETA, a causa di questo motivo, è uscita fuori legge. Și atunci au candidat la următoarele alegeri ca și partid politic. E dopo, in seguito, sono stati candidati, sono proposti come partito politico. Și au câștigat locul de primar în San Sebastian. E hanno vinto il primario, sì, le scuole sul San Sebastian. Și la următoarea jurizare ne-am trezit cu un alt primar. E nella seguente giuria si sono trovati con un altro sindaco. Un domn care nu vrea să vorbească în spaniolă. Un signore che non voleva parlare in spagnolo. Și care avea aici un număr al unui terorist pe care vrea să-l scoată din închisoare. E avendo sul collo della camicia un numero di un terrorista che lo voleva spagionare, farlo uscire dal prigione, dalla prigione. Din fericire toți... Per fortuna tutti. Toți artiștii. Tutti gli artisti. Au rezistat în fața acestei presiuni. Sono stati forti nel resistere nei confronti di questa pressione. Ci hanno presentato programmul la fel de bine, chiar îmbunătățit față de prima dată. E hanno presentato il programma migliore, più ricco e più ricco. Au reușit să câștige din nou. E sono riusciti a vincere di nuovo. Dar a fost o bătălie cumplită pentru că partea juriului din Spania nu a dorit nici San Sebastian, nici Cordoba. Au încercat să scoată un alt oraș pe care noi l-am considerat nepregătit. La parte della Spagna del Sud hanno tentato e hanno cercato a tutti i costi di far uscire un'altra città. E' vorba di Zaragoza. Di Zaragoza, si parla di Zaragoza. Care avea o experiență foarte proastă, fusese expoziție mondială în 2008. Con un'esperienza pessima nel 2008. Deci fusese re-expoziție mondială. È stata una re-expoziție nel 2008. Și n-au folosit deloc acel eveniment ca și dezvoltare ulterioară. Non utilizzando come esempio quell'evenimento come sviluppo. De fiecare dată, juriul este foarte focalizat pe ce înseamnă dezvoltarea ulterioară a capitale respective după sărbătorire. E la giuria è molto attenta nello sviluppo di quella della città della sì. Vă dau un alt exemplu, când am jurizat Cehia. Vi faccio un altro esempio quando sono stato membro della giuria in Cechia. În ultima întâlnire a fost Pilsen și Ostrava. Nell'ultima presentazione c'è stata Pilsen e Ostrava. În orice caz, Pilsen era mult mai dezvoltat și nici nu știu dacă chiar avea nevoie de acest titlu. Pilsen, essendo molto più sviluppato, non sa nemmeno, non crede che teneva o poteva aver bisogno di questo titolo. E quando Ostrava è un oraș care a fost totalmente industrial.
Ostrava, essendo una città industriale, cu fabrici, cu clădiri în mijlocul orașului, con aziende proprio in mezzo alla città, care venise cu un proiect prin care toate aceste spații industriale să fie transformate în spații pentru cultură. Essendo una città, no, con delle zone industriali centrali, sono venuti con un progetto proprio per sviluppare queste zone nei spettacoli. Era o provocare absolut extraordinară. Con una provocazione straordinaria, molto forte. Ma ales că veniseră și cu doi investitori. Si sono presentati con due investitori. Care garantau că vor investi 1 miliard de euro ca să transforme toate aceste spații în spații culturale. Portando come garanzia 1 milione da investire in questo progetto. Un miliardo. La întrebarea mea către investitorul care venise acolo, alla mia domanda nei confronti dell'investitore che era presente, l-am întrebat dacă această investiție, după sărbătorirea care va fi cu ocazia Capitalei Culturale, vor păstra după destinație pentru cultură. Se dopo la vincita della città conserveranno, manterranno quell'investimento, quel livello di investimento. Și au spus vom mai vedea. E hanno risposto vedremo. Le-am cerut să facă o hârtie prin care să garanteze că va rămâne această investiție pentru cultură măcar 5 ani. Ho richiesto una dichiarazione dove doveva essere specificata che questo investimento si manterrà, fosse mantenuto per 5 anni. Ci hanno refusato. E hanno rifiutato. De asta au pierdut. E per questo hanno perso. Am multe astfel de exemple. Tantissime esperienze da raccontare di questo genere. Dacă mă întrebați, răspund. E se volete chiedere, domandare, risponde. Qualche domanda? No, ma guarda, credo che siamo per lo streaming. No, c'è. Ah, è di là. No, io credo che non sia un fattore economico quello a muovere i meccanismi e i gangli di una capitale della cultura. E mi spiego meglio. Quello che è riuscito a fare Airan, qui presente, è tutto basato quasi sul volontariato delle persone e della comunità che fa di un luogo una probabile candidata di città della capitale della cultura. Quindi io quando sento molto movimento di soldi e di compagnie che vogliono investire, come ora sta accadendo per esempio nel Salento con la TAP, che ragazzi è un problema che ci riguarda, queste grandi compagnie che vogliono investire grandi somme, grandi capitali in queste città, non lo so, io quando vedo grandi capitali e grandi somme investite in un luogo non vedo mai degli sviluppi culturali ma solo economici. E volevo sapere da voi cosa ne pensate. Grazie. Economici. No, io ho cercato să prezint unele dezvoltări economice grație dezvoltării culturale. Nici pe departe încercând să arăt o dezvoltare culturală grație unei dezvoltări economice. Cioè, il docente voleva nel spiegarsi lo sviluppo non quello economico attraverso attraverso quello culturale. Deci, nu știu dacă ai tradus bine. You speak English? Yes, of course. So, I tried to present something developed because of the development of culture, not the development of culture because of the development of economics. Okay. If you have a definitely coherent project, if you have absolutely a good sustainability
of the city. The first dimension for the jury is city and citizens. The first dimension. And the involvement of the city. What means the artist of the place? What means the involvement of the public? And what will be the development of this in the near years? And after that is European dimension. And, but not European dimension, that means to bring companies in a market here and to show shows, to have something unique coming from Europe in dialogue with your artists. And after that, what means the unicity of your project? And what means the possibility to have this project longer, at least 5 years? This is the most important. Definitely, it is important to be an independent structure. It is important to not have the involvement of the politics, to be dependent of this. And it is important to have a very strong youth dimension. If you have a good team of volunteers coming not only for the city, not only for the region, but coming from the entire world, and if you have a good agenda whole year, not only few events, and after that forget it. What's happened, for example, in Avignon? We have a strong festival, but nothing in the whole period of year. And what it is important to have at least each weekend something important to be developed in your city. Okay. Okay. What's your opinion? I agree fully. That's why we're working the way we do. Sono completamente d'accordo, è per questo che stiamo lavorando così. Our whole we've looked at the numbers. Abbiamo guardato per la prima volta ai numeri. I think I'm getting the update of the latest numbers, just a minute. Scusate che mi danno gli aggiornamenti sugli ultimi numeri. And we have made more than 200 public consultations and interventions of different forms. Abbiamo organizzato più di 200 consultazioni pubbliche. With more than 10,000 participants. Con più di 10,000 partecipanti. And these are people whose names we know. E queste sono persone di cui conosciamo i nomi. And whose emails we have. E abbiamo i loro contatti. So it's not just fake. Quindi non è semplicemente qualcosa di formale. And that's the power of this, of our bid. E questo è proprio il potere della nostra scommessa. And the program is very much process oriented. E il programma è fortemente orientato sul processo. And also the European dimension is all about exchange. È proprio sullo scambio che si fonda la dimensione europea. If you look at the first bid book, se guardiamo al primo bid book, per esempio, there's a very strong independent foundation, so the good governance is guaranteed through that kind of foundation and the kind of governance within the foundation. C'è una fondazione indipendente molto forte che garantisce la buona governance. And this foundation is in the process of being founded, so it should be there before the jury makes its decision. E che questa fondazione sta per essere formalizzata, legalizzata, e sarà effettivamente una fondazione prima dell'arrivo della giuria. And also, as it says in the first bid book, e come abbiamo detto nel primo bid book, we have agreed with the public. Abbiamo concordato tutto con la gente, col pubblico. That money is not the only commodity. I soldi non sono l'unico strumento. But also knowledge. Ma ci serviamo anche di conoscenze. Experience. Esperienze. Time. Tempo. Ideas. Idee. They're all commodities. Tutti questi sono strumenti in our society. Nella nostra società. And that's the cultural capital of this territory. E questo è proprio il simbolo della capitale culturale per questa zona. So I think we're on track. Penso che siamo sulla strada giusta. But I'm also sure that the others are on track. Penso anche che anche gli altri lo siano, però. Because these things that you have mentioned, that they were more
implicit before. Perché le cose di cui ai quali hai fatto riferimento erano più implicite prima. But now they're explicit. Ma adesso sono esplicite. They are clear. Sono chiare. If you don't do that, you don't have a chance even to make in the second round. È chiaro che se non si fanno certe cose non si ha neanche l'opportunità di arrivare in finale. And I think we've spoken about cultural capitals, even Linz, which was 2009. The budgets were made before the crisis. Per esempio, prima ho fatto riferimento all'Linz 2009. Il budget in quel caso è stato fatto prima della crisi. So I think we have to look at cultural capitals before the crisis. Quindi bisogna guardare anche a che cos'è la capitale della cultura, a che cos'era prima della crisi e a che cos'è dopo la crisi. And the nature of this territory. E la natura di questo territorio. Is that what is lacking in money? Si fonda sul fatto che quello che non c'è a livello di denaro is made up with creativity, viene scoperto grazie alla creatività, engagement, all'impegno, resilience, alla resilienza, and good food. E al buon cibo, chiaramente. And that's what keeps this territory going. Ed è questa la forza motrice di questo territorio. So these are the engines of cultural capital. E questi sono i motori della città, della capitale della cultura. Because it has to be an honest cultural capital. Perché è necessario che si diventi una capitale della cultura onesta. Using the strengths of the territory. Valorizzando le forze del territorio. And then looking where the weaknesses are and working on those. Guardando alle debolezze e cercando di sconfiggerle. And working on professionalization and internationalization. Lavorando sulla professionalizzazione e internazionalizzazione. Which starts with thinking about learning a foreign language. Che cominciano proprio, ad esempio, dall'imparare una nuova lingua straniera. Because that's part of the culture of this territory is that it's monolingual. Perché purtroppo parte della cultura di questo territorio è che è monolinguistico. And that makes it hard to make international projects. E questo rende difficile per i progetti internazionali di aver luogo. Also not only on the artistic level, also on the entrepreneur's level. E non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale. So to create new opportunities for this territory. Quindi per creare nuove opportunità per il territorio. Also means learning new things. Dobbiamo imparare cose nuove. But this territory also has a lot to offer. Questo territorio però ha tantissimo da offrire. So the cultural capital in the European dimension is the give and take. Quindi in un certo senso l'idea di capitale culturale, in un certo senso se può dare qualcosa a questo territorio può anche prendere tanto. So what kind of knowledge do we import? Quindi bisogna pensare al tipo di conoscenze che importiamo. And what do we export? E a quelle che esportiamo. And it's in this balance that we can create high level relationships. Ed è proprio in questo equilibrio che riusciamo a creare delle relazioni di alto livello. And regain what the people here said. To regain the dignity of the South. E riguadagnare quello che manca alle persone del Sud, la dignità del Sud. And that's a very important aspect of this, the contents of the cultural capital. E questo è un aspetto veramente fondamentale per i contenuti della capitale culturale. But what we have to learn is that it's not only about looking inward. E dobbiamo imparare che non si tratta soltanto di guardarsi dentro. And there's a lot to do inward. Anche se c'è tanto da fare dentro di sé. That's why we chose the utopian. Dimension. Ecco perché noi abbiamo scelto una dimensione utopica. Because it's not enough to fix little things in this territory. Perché non basta mettere a posto delle piccole cose. But European capital of culture is also has to have a strong outward. Ma la capitale della cultura europea deve avere una dimensione, un respiro anche che va verso l'esterno. So finding that balance is what we have to do. Quindi noi dobbiamo trovare proprio questo equilibrio. And then we have to convince the jury. E dobbiamo convincere la giuria. In three different steps. In tre gradini principali. The bid book. Con il bid book. The visit. Con la visita. And the presentation. E la presentazione. And they all have to be perfect. E tutti questi tre gradini devono essere perfetti. They have to complement each other. Devono essere complementari l'uno all'altro. They have to be playful. Devono essere giocosi. Because we are cultural capital. Perché noi siamo una capitale culturale. And we use our tools. E noi usiamo degli strumenti dell'arte. Of seduction. Della seduzione. And playfulness. E della giocosità. And the jury, it's very hard to choose the best concept. Sicuramente è molto difficile per la giuria scegliere qual è il concept migliore. Because I'm sure all six will be very good. Perché penso che tutte le candidate siano molto valide. And very valid also for their own territory. E anche molto valide per quello che stanno facendo sul territorio. But it's the total package. Ma è il pacchetto nel complesso. Which I think in the end makes the difference. Che penso farà la differenza alla fine.
And good food. E il buon cibo, chiaramente. I totally agree. I totally agree. In the same time, you might do something concrete. There are small details, definitely, where you can win. You can. Yeah. Thank you. So there are small details where you can win. I'll give you an example. In Denmark. Sono i piccoli dettagli che ci portano alla vittoria. Vi faccio un esempio. In Danimarca, there was in the last competition two cities. Due città durante l'ultima competizione. Aarhus, that is the second ville of city of Denmark. Ossia Aarhus, che è la seconda città della Danimarca. And was a very small city in the south. Sonderborg. E Sonderborg, una piccola città nel sud. But with an unbelievable amount of money coming from Germany. Che aveva un incredibile contributo monetario che arrivava dalla Germania. There is a company there located very near of Sonderborg. Qui vicino c'era un'azienda molto vicina appunto a Sonderborg. Was able to put 200,000 million of euro. For this project. Che è stata capace di investire 200.000 euro saying that per il progetto. They can do in the countryside something that it's better than in a village. Dicendo che nella campagna si poteva fare qualcosa che superasse quello che è possibile fare in una città. A very very good concept, believe me. Il concept era veramente molto valido, credetemi. But they invited us, all the member of jury, in the staff of the company. Ma noi, come membri della giuria, siamo stati invitati nello staff di questa azienda. Not in the middle of the artist. Non siamo stati invitati, non siamo venuti in contatto con gli artisti. In the contrary way, Aarhus invited us in a meeting with all the artists where the owner was Eugenio Barba. Mentre al contrario l'altra città ci ha fatto incontrare gli artisti e siamo venuti anche a contatto con Eugenio Barba. And this was the small detail. E questo è stato un piccolo dettaglio che però gli ha permesso di diventare credibili, di guadagnare credibilità. So I think will be very good if you'll use Eugenio because he's here. Very good friend with him. Perciò penso che voi try to visit him. Dobbiate sfruttare in un certo senso Eugenio, noi siamo molto amici e cercherò di andarlo a trovare. And I think being born here, e penso che il fatto di essere nati qui, having a house, and di risiedere qui, this fabulous experience with Odin and all the international relationship, this could be a very good argument for me. E di aver avuto una serie di esperienze molto interessanti a livello internazionale possa essere veramente un valore aggiunto per voi da sfruttare. Una domanda volevo fare, considerando che è vero che il denaro non è la cosa più importante, no? Nel processo di candidatura, comunque c'è un criterio di sostenibilità economica del progetto, no? E come l'hai affrontato a Sibiu e come pensi di affrontarlo qui a Lecce? You want to go first? Please. You're speaking about. I have to speak about the future. Yeah. Ah, da. Però. I have this. Ceea ce am spus, capitala culturală a putut dezvolta un proiect sănătos și sustenabil pe termen lung. Quello che ho detto è la capitale culturale sarà a un lungo termine. Așa cum spuneam, in clipa asta e un buget de 12% pentru cultură. Così come ho detto, il budget è di 12%, incredibile. În același timp, numărul turiștilor s-a triplat.
per questo il numero dei turisti si è quadruplicato. Acești turiști vin pentru evenimente culturale. Sibiu este superb, dar cei care vin nu vin pentru frumusețea orașului în sine, ci vin în primul rând pentru marile evenimente culturale. Cioè il turismo che viene non viene fatto per la bellezza della città, ma viene fatto per la bellezza per gli eventi culturali. Combinând cele două frumuseți, acum dezvoltăm un alt proiect prin care Sibiu să devină și turism de business. Mettendo tutte e due insieme, sia il turismo della città sia il turismo culturale, per sviluppare Dezvoltăm acum și conceptul de turism de business. Per sviluppare il concetto del turismo, del business del turismo. Abia acum am putut să dezvoltăm o sumă importantă de bani ca să pot să construiesc un nou teatru, dar și un centru de congrese. Solo adesso con questo budget è riuscito a costruire un nuovo teatro e anche un centro di congressi. Astfel, cultura a fost premergătoare pentru dezvoltarea economică. Così la cultura è stata l'inizio per lo sviluppo dell'economia, lo sviluppo economico. Pentru că orașul atrăgând atât de mulți turiști prin cultură, perché nell'attirare la città i turisti attraverso la cultura, orașul a căpătat credibilitate. Ha conquistato la credibilità. Și acum putem să dezvoltăm cel mai important centru de congrese din România pentru oamenii de afaceri. E per questo adesso possono costruire il più importante convegno della Romania. Pentru că având această credibilitate, oamenii nu mai vor capitala. Nu mai vor să se ducă în București, vor un loc în care să aibă viața culturală bună și să trăiască bine. Per questo la gente non vuole più investire nella capitale, ma bensì avere una vita e un sistema migliore. Și cred eu că acest exemplu de susținere a culturii este cel mai sănătos exemplu pentru un oraș și pentru o regiune. È il più sano, no? È sostenere la cultura per una città. You know, having looked at quite a few models of cultural capital, avendo analizzato un po' di modelli di capitale culturale, most of them do not succeed in the sustainability department. Ho notato che alcune di loro hanno dei problemi proprio a sostenere economicamente il processo. Because in the end there's no sustainability without political will. Perché purtroppo alla fine non c'è sostenibilità possibile senza volontà politica. So if you look at a model like Lille, quindi se guardiamo a modelli come ad esempio Lille, who not only kept the people who were responsible for the cultural capital, che non solo ha tenuto le persone che erano responsabili dello sviluppo della capitale della cultura, and placed them in key positions in cultural institutions and administration of Lille, affidandoli ruoli chiave nelle istituzioni culturali di Lille. And so they kept the spirit. Quindi sono riusciti così a tenere vivo lo spirito. And created the program Lille 3000. E creare il problema, chiedo scusa, e creare il progetto Lille 3000. 3000. And you look at that model and how it impacted the city. Quindi se guardiamo a questo modello e all'influenza che ha avuto sulla città. And if you look at a project which is considered a very successful cultural capital here in Linz. E invece se guardiamo poi a un altro modello che di successo, ritenuto di successo, ossia quello di Linz. For the year itself. Per lo stesso anno. Where we didn't succeed was to get the politicians to make this long-term commitment to development through culture for the year afterwards. Penso che noi non siamo riusciti proprio a coinvolgere la politica ad impegnarsi per gli anni successivi. The excuse was we have elections during
in Linz, yeah, where I was, yeah. The excuse was we have elections. La scusa era quella delle elezioni. During the cultural capital year. Durante l'anno della capitale culturale. And we cannot make any decisions about this. E quindi until after the elections. E quindi dicevano che non avrebbero potuto. So stupid. Non avrebbero potuto prendere alcuna decisione prima delle elezioni. Okay. Luckily, we left. We had for every project that we did there was a reserves in the budget. Per fortuna, per ogni progetto avevamo potevamo permetterci di giostrare un po' con il budget. And most of us did not use our reserves. E non ce l'abbiamo fatta per fortuna a non utilizzare le riserve che ci eravamo lasciati nel budget. So we left 1.8 million euros of our budget. Quindi siamo riusciti a preservare 1.800.000 euro del nostro budget. Which we convinced the stakeholders. Che ha convinto i portatori di interesse. To use for projects we recommended for the following two years. Ad utilizzare questi fondi per dei progetti che noi avevamo suggerito per i successivi due anni. But the politicians themselves were quite happy that they have been the mayor of a cultural capital year. Beh, i politici erano sicuramente contenti. Contenti di essere i sindaci della capitale culturale dell'anno. And that was enough. E quello era abbastanza. So the sustainability, I mean, a lot of the sustainability happens because of the new relationships that we formed within the city. Quindi la sostenibilità di solito avviene proprio quando riusciamo a creare nuove relazioni nella città. And that people are working together differently. Quando le persone lavorano insieme in un modo differente. Doing a biennial of contemporary art together, the three museums that never spoke with each other. Quando per esempio tre musei che non si erano mai parlati prima iniziano a organizzare una biennale insieme. And the numbers of visitors to Linz is still rising. E il numero di visitatori a Linz per fortuna sta ancora crescendo. And this is a city that didn't have real tourism, it only had business tourism. E questa città non godeva assolutamente di turismo, se non di quello del cosiddetto business tourism. So when we started to prepare the city for what cultural capital can be. Quindi abbiamo iniziato a preparare la città ad essere capitale culturale. The union of hoteliers said, "You only have to do things on the weekend because during the week we're full anyway." E sapete qual è stata la risposta dei gestori d'hotel? Basta che organizziate qualcosa nel weekend perché nella settimana siamo già pieni. And the assessor for culture. E l'assessore alla cultura. Said in the closing ceremony of Linz 09. Nella cerimonia di chiusura di Linz 2009 ha dichiarato. He said. In 2010, culture can take a rest because we're so tired now. Beh, nel 2010 la cultura si può prendere una pausa perché noi siamo veramente stanchi and adesso. That is the very wrong attitude. E questo è veramente un approccio molto sbagliato. And does not lead to sustainability. E sicuramente non porta alla sostenibilità. But the people of the city, the citizenship and the artists. Però i cittadini e gli artisti. They were stronger than that. Loro sono stati più forti di tutto ciò. They are still riding. E allora stanno andando avanti. On the energy that was generated by the cultural capital. Stanno andando avanti grazie all'energia che è stata generata dalla capitale della cultura. And the hunger of the audience. E la fame del pubblico. Who want to see different things than che voleva vedere before. Cose diverse rispetto a quello che aveva visto prima. But the impact could have been a lot greater. Però l'impatto certamente sarebbe stato maggiore. With just a little bit more brain. Utilizzando un po' di più il cervello. So how can you judge sustainability? I don't know. I was not member of the jury at that time. No, but usually. Come la giuria di solito giudica la sostenibilità? Definitely all the time, as I was part of the jury, was one of the main questions. What is the project for the next 5 years? If you have money and you have the will to go on, and if there are definitely the possibility to not reduce drastically the money for all the actions. And usually when they are not proving, they are not the winners. So do you think it is right that Linz got the Culture Capital nomination? I don't know what those are the other competitors. There were no other time. Competitors. Ah! No. Because there was no political will, there was no extra money, there was no... Do you feel cheated here? We joined Linz when it already was cultural capital. Siamo arrivati a Linz quando era già diventata capitale della cultura.
And we worked very hard to get the politicians to understand what's important for the city. E abbiamo lavorato veramente sodo per far capire ai politici che cosa fosse importante per la città. In the Lecce 2019 budget. Nel budget di Lecce 2019. If you look at it, the budget goes not till 2019, but it goes till 2021. Se guardate bene, vi rendete conto che il budget non arriva al 2019, ma al 2021. And there is a decision of the city. E c'è una decisione da parte della città. Which is answered in question 39 or something like this. A cui abbiamo risposto nella risposta 39 del where, Bid Book. Where they guarantee, and it's been a decision of the city council, to increase the cultural budget in the years after the cultural capital year. In cui il consiglio d'amministrazione ha garantito che avrebbe aumentato il budget destinato alla cultura negli anni successivi al 2019. The question is what is the political and financial reality of the territory in 2020. Quindi adesso dobbiamo stare a vedere quale sia la situazione e la volontà politica nel 2020 qui a Lecce. But the thing is that if you look at it kind of a graph, if you have a kind of cultural activity, cultural capital boosts you up like this. Ma se ci immaginiamo il processo come un grafico e ad esempio le attività culturali raggiungono un certo livello. And what's important is that it doesn't sink down to where it was before or below. È importante che non ritornino ad essere a livello di prima o addirittura ad un livello più basso. You cannot keep it that high. It goes down, but it has to reach a level that is higher than what it was before, and then it can grow steadily again. Perché è fisiologico che dopo l'anno della capitale della cultura le attività diminuiscano un pochino, ma l'importante è tenerle sotto controllo per poi farle risalire. But I think sustainability is probably the most ambiguous. E penso che l'idea di sostenibilità è probabilmente il concetto più ambiguo. Because we're talking about time spans where some of the politicians who are making decisions today will not be there anymore. Perché stiamo parlando di un periodo di tempo in cui i politici che oggi sono qui probabilmente non ci saranno più. We have at the moment no idea what the economic realities will be. Non sappiamo quale sarà la realtà economica. So what's important is that you create sustainability, which is not only financial sustainability. Quindi è importante creare sostenibilità che non è soltanto economica. Because I think with the cultural capital we must not make the mistake that we go into capitalistic terminology. Perché con la capitale culturale non dobbiamo cadere nell'errore di utilizzare una terminologia capitalistica. That sustainability is only the amount of money that will be put in. Per cui la sostenibilità è soltanto il numero, i soldi che investiamo. And that's why the sustainability that you get through relationships. La sostenibilità si ottiene grazie alle relazioni. Through different experiences. Grazie ad esperienze diverse. Working, because you also mentioned youth, we've worked with 3,000 people in schools already. E visto che hai fatto un riferimento ai giovani, noi stiamo lavorando con 3,000 ragazzi nelle scuole. So that has, you have other sustainability effects that are not measurable by money alone. Ci sono dei criteri di sostenibilità che non possono essere misurati dal denaro. And I think that's what's missing often in discussion of cultural capital. E penso che l'elemento mancante molto spesso nelle discussioni sulla capitale culturale is to create a vocabulary è proprio la creazione di una terminologia with which we measure success of a cultural capital. In cui si misura il successo di una capitale culturale, anche sul lungo termine. Because some of these things are hard to measure. Perché molti di questi elementi sono veramente difficili da misurare. But this vocabulary is very important. Ma la terminologia è importante. Because if we reduce ourselves only to economic sustainability, perché se parliamo soltanto di sostenibilità economica, then we are thinking wrong about the project. Allora stiamo percependo il progetto in modo sbagliato. I agree that sustainability is not only economic, but we. So, I work since 30 years in this city, no? And I never understand how much is the budget for culture in this. And I don't know in this year, which is, you know? There is a cultural budget this year. C'è un budget culturale quest'anno? So, that's the problem, no? But as you also know, most of the cultural funding in this territory, due to the political history of, it's not come from the city. So, yeah, sure. So the reason to do a cultural capital in a times when the province is being abolished.
Quindi, come sapete, in questa zona la maggior parte degli investimenti per la cultura non vengono dal comune. E in un periodo in cui le province stanno per essere abolite, which supported a lot many institutions, che, le province che supportavano una serie di istituzioni, where the money coming from the national government is trickling to a halt, in un periodo in cui i soldi che provengono dal ministero, dallo Stato, si stanno riducendo a zero, due to the stability pact, a causa del patto di stabilità. We have to use the opportunity of a cultural capital also to look at other means of funding arts and culture in this territory. Dobbiamo cogliere le opportunità della capitale della cultura per trovare nuovi mezzi per sviluppare i nostri progetti. And Fucina Futuro is a first attempt to support creative and innovative social cultural projects. Per esempio, Fucina Futuro è il primo tentativo per sostenere progetti culturali. But it's only one model. Ma è solo un modello. But bringing the title here will give a different kind of opportunity also for public money to flow. Riuscire ad ottenere il titolo ci creerà delle nuove opportunità anche per soldi, affinché dei soldi pubblici vengano investiti. But it is clear that the financing of a cultural capital in Lecce, ma chiaramente i finanziamenti della capitale culturale di Lecce, is not going to be equivalent to the funding of a cultural capital in Linz. Non saranno al pari degli investimenti sure. Che sono stati fatti per Linz. So what we studied when you look at the different models is we studied mainly the model of Guimarães. Quindi quando abbiamo studiato i differenti modelli di capitale culturale abbiamo studiato Guimarães. In Portugal. Portogallo. Because their financial reality is probably closer to ours than Linz. Perché la loro situazione finanziaria è probabilmente più vicina alla nostra rispetto a Linz. And they succeeded to finance 75% of the program with structural funds. E loro sono riusciti a finanziare il 75% dei progetti con fondi strutturali. But that means a lot of creativity and a lot of work to make all your projects fit into the structural funds. Ma questo richiede un sacco di lavoro e un sacco di creatività al fine di far rientrare questi progetti nei fondi strutturali. But part of the invisible work of Lecce 2019, e parte del lavoro invisibile di Lecce 2019, was negotiating with the regional funding agency, è stata proprio quello di negoziare con le agenzie di finanziamenti regionali, and the regional government, con il governo regionale, to make Lecce 2019 and the keywords of the 8 utopias, per rendere Lecce 2019 e le parole chiave delle 8 utopie a priority, una priorità. Otherwise there is not enough money to make a project like this here. Perché altrimenti non avremmo soldi a sufficienza per portare avanti un progetto del genere. And at the same time we also build the program on the spirit of the territory. E allo stesso tempo abbiamo cercato di costruire un progetto che rispettasse lo spirito del territorio. And not building lots of new things. Non costruendo chissà quali infrastrutture. But looking at what's available and adapting it in ways that are affordable. Ma guardando a che cosa c'è già e cercando di adattarlo in un modo che sia sostenibile. Because we cannot say who we are not. Perché non possiamo fingere di essere chi non siamo. And in that way we can become a model for other places. E in questo modo forse riusciremo a diventare un modello per altri posti. But and that requires a lot of rethinking. E questo richiede un'analisi ulteriore, un ripensarsi. And I don't think the economic situation will change drastically for the better in the next few years. E non penso che nei prossimi anni la situazione economica migliori chissà di quanto. More likely it'll be worse. Anzi, probabilmente peggiorerà. So it also needs a new vocabulary. That's why it needs the new vocabulary. Because in Northern Europe we're stuck with creative industry and cultural industry and everything is industry and social impact and venture philanthropy and strategic philanthropy. It has become a real solid business enterprise and we are all entrepreneurs. And if you don't succeed, you have a big problem because you're going bankrupt like any other business. But there is no new vocabulary from heart. I don't hear it. To say this is about something else. So if you want to stay out of the culture of being a business and an enterprise and social philanthropy and what strategic alliances, then what the hell are you proposing?
utopia. Right. No, it's definitely utopias. Not utopia. It's definitely not utopia. It's coming for what means a community and a region. Non si tratta di utopie, si tratta di lavorare con la comunità e capire che cos'è la regione, capire il territorio. And what means the specificity and the unique of this place. E basarsi proprio sulle specificità e sull'unicità di questi posti. And definitely the keywords are the dialogue and the creativity. Le parole chiave sono sicuramente dialogo e creatività. And he gave very good examples. There is also Kosovo, Kosice, who used a lot of European money. Definitely at that time, the guy who was the director of culture in European Commission was somebody from Slovakia, and they use this opportunity. Eran ha fatto un ottimo esempio, quello di Kosice, che ha usufruito tantissimo di fondi europei e sono riusciti a fare un buon lavoro. Definitely, I'll give you another example. You can do a very good culture capital without any strong institutions. It's Mons. They have nearly 100 million of euro only for culture activities. E vi darò un altro esempio. È possibile anche diventare capitale culturale senza delle istituzioni forti. They bought everything. Nell'esempio in cui vi sto facendo è stato comprato un sacco di materiale. No, they bought everything. Buildings. Not only buildings, they bought people. You know, hanno comprato comprato anche le persone. For example, they offered me to come and to do a very important project. Per esempio, a me è stato offerto di andare e occuparmi di un progetto molto importante. What I said, they could be also this way, you know, to bring the most important people coming from all over the world and to develop something in the artistic level there. Quindi un'altra opzione è quella di invitare degli artisti, degli esponenti dell'arte importanti nel mondo e chiedere loro di sviluppare qualcosa sul posto. If you want, it's a kind of revenge. In un certo senso è una specie di vendetta. Because you know, in Belgium there was three culture capitals coming from Flemish cities. Perché ad esempio in Belgio, come sapete, ci sono state tre capitali culturali fiamminghe. And they decided let's do a French culture capital. E alla fine hanno optato per una capitale culturale francese. And they decided to not be other cities, and there was Liège and also others trying to be in the competition. But also the decision of the government will do Mons, because all around the Mons there are the most important companies in IT in the world in this moment. E quindi la scelta è stata anche guidata da una serie di industrie IT che si trovavano nell'area, le più importanti al mondo. And they decided to put a very good idea where technologies meets culture. E quindi hanno deciso di combinare la cultura con le nuove tecnologie. And this is the slogan of the culture capital. E questo è proprio lo slogan della loro capitale culturale. And they bought it everything, what I said, projects, experts, curators. E sono riusciti a comprare veramente di tutto, esperti, curatori, progetti. I don't know if this will go on. Non so se tutto ciò continuerà. Money, definitely. Di sicuro avranno dei fondi. I don't know if they will be able to do the new target, and this will be two questions that will be for you definitely creating the new public, that it is the target for 2015-2020, and the problem with the gypsy and the immigrants. E non so se ce la faranno a raggiungere i nuovi obiettivi, e ci sono due questioni che Erant interessano anche da vicino, ossia la creazione di un nuovo pubblico e la gestione del problema dell'immigrazione. And gypsy. E degli zingari. Yeah. So you have a big problem, you are exactly in the south here. Quindi, where all the immigrants from Africa, from Asia are coming here. Quindi proprio qui al sud avete questo problema, perché un sacco di immigrati arrivano dalle coste dell'Africa.
So you'll have definitely this kind of question. E quindi sicuramente questa è una questione con la quale ti troverai a venir che ti sarà sottoposta. We are prepared. Siamo preparati. This is very good.